Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Avevo in mente di raccontarvi la mia esperienza con un volante di Red Drive e far morire il video così. In realtà vorrei parlarvi un po' della giornata di questo venerdì che è appena passato, perché vorrei approfittare per arrivare a delle conclusioni di quello che realmente è divertente e quello che mi piace a me di una simulazione di guida e di quello che gira intorno a quelle che sono le periferiche che ci aiutano appunto a fare simulazioni di guida. Con l'occasione che un mio amico, preso dalla voglia di iniziare la simulazione dopo aver visto il mio canale YouTube, pur essendo lui francese e non capendo l'italiano, e aver visto la mia postazione, ha trovato un volante d'occasione su Le Bon Coin, che sarebbe al pari di subito.it in Italia, e mi ha chiesto di accompagnarlo a Bordeaux, che sta qua dietro casa mia a 130 km. E io ho accettato e ci siamo ritrovati per puro caso in un centro di simulazione di guida, a nostra grande sorpresa. E siamo stati accolti benissimo da questi ragazzi, hanno creato questo centro di simulazione in un ambiente tutto motoristico. Immaginate, entrate, già all'ingresso ci avete questa macchina che è incollata, attaccata al muro, fate due scalini, arrivate dentro, ci avete un bar tutto con le cose dei motori, a destra ci avete il grande schermo, classifiche, cose, pompa di benzina, e subito una postazione di Rift con quattro attuatori, casco di realtà virtuale, questi che ti accolgono: ciao ragazzi, come state? Ci fanno vedere sto volante, sto T500, io ci do un'occhiata, è buono, puoi prenderlo, e subito ci propongono di salire su al primo piano. Facciamo due parole, dico che sono una persona che condivide la sua passione su YouTube con dei ragazzi italiani, e subito iniziamo a parlare, a discutere, e assolutamente chiedo di parlare di questo centro di simulazione, e mi spiegano che c'è una parte in questa stanza sulla sinistra per gli amatori e sulla destra per i professionisti, che a sinistra ci sono le postazioni che sono tutte dinamiche ma con delle periferiche medio-alte in termini di performance, parliamo di T300, T500, e sulla destra il Direct Drive. E lì il Direct Drive, subito dico, io devo assolutamente provarlo. David, che è uno dei due, mi dice: guarda Fabri, che se tu provi il Direct Drive poi non torni più indietro. Quindi mi fanno la panoramica di quello che è la struttura, in cui ci sono tutti schermi curvi, sono tutte postazioni su una base R-Sit poggiate su delle lamine in alluminio con due attuatori per rendere dinamiche le postazioni. E poi mi spiegano anche i volanti, le pedaliere, eccetera. E io vedo una postazione e gli dico: io voglio provare quella. Quindi vedo un volante Direct Drive con questa ruota da GT3 e gli dico: senti, si può scegliere la combo? Mi fa sì, e gli faccio: hai Nogaro con una bella, bella Ferrari 430? E mi dice: ma perché questa combo? E gli dico: guarda, è semplice, l'ho provato. Ho provato realmente una Ferrari 430 su quel circuito lì, e vorrei vedere se realmente il Direct Drive offre le sensazioni che tutti ti dicono che sembra di essere in macchina. E lui mi dice: guarda, non c'è nessun tipo di problema, ti metto quella combo lì e così provi. Quindi mi siedo sulla postazione, inizio un attimo a rendermi conto di dove sono seduto, quindi sedile sportivo, freni verticali tipo Frex, inizio a testare la frizione, che poi non mi serve con la 430, il freno che sento che sembra di pestare su un muro, l'acceleratore è molto sensibile, e poi sto volante bello che non è attivo, quindi leggero per il momento, e nient'altro, perché visto che sono combo da semiautomatiche non hanno installato i cambi ad H. E poi guardo lo schermo in curvo, sarà stato 2 metri alto, per praticamente mi arrivava sino a qua, inizio a vedere che qualche cosa che non mi piace sullo schermo, ma non dico nulla, e quindi avvia il simulatore. Purtroppo non sono riuscito a filmarlo perché il mio amico stava anche lui filmando, e non ho avuto il riflesso di chiedere al tipo: te filmami mentre sto guidando, perché sono stato stupido, ero preso da quello che stava succedendo. E più la mia concentrazione era sulle sensazioni che avevo già seduto sulla postazione, le differenze con la mia, che sono immense, e in più, pigiando sul freno, ragazzi, ho subito sentito questa mancanza di resistenza di questa lamina di alluminio, perché c'è una sorta di elasticità che quando premevo
il freno, sentivo che questa flessione, questa resistenza, mancata resistenza, e quindi per poter andare giù a fondo dovevo premere ancora di più, e quindi era abbastanza stancante perché bisogna spingere in un certo modo. Il tipo fa partire il simulatore, mi trovo nei box, motore acceso, cuffie, un po' scarsine secondo me per un centro di simulazione come quello, e parte la macchina, inizio a guidare. Le sensazioni di guida nei pochi metri che faccio non possono restituire quella che è l'esperienza di un direct drive, e inizio a concentrarmi un po' su quello che sta succedendo. Intanto, girando gli occhi, negli angoli in cui i monitor diventano curvi, si vede uno sfilacciamento bizzarro che è quasi fastidioso, onestamente. E iniziano i primi saltellamenti della postazione, che quello è molto molto gradevole, onestamente. E poi esco dai box, tolgo il limitatore e inizio a guidare. Prima curva cerco il punto di corda e mi sento un po' sballare così, perché onestamente la visione di questo schermo gigantesco curvo non è assolutamente quello che ci si aspetta. Uno, perché le proporzioni che sono rappresentate, raffigurate nello schermo, non sono assolutamente reali, è tutto mega gigante, il che non è assolutamente un qualcosa di positivo. Perché? Perché il coinvolgimento non è quello che ti aspetti. Io mi aspetto di essere in una macchina, quindi probabilmente questo è un effetto negativo rispetto a quelle che sono le esperienze di gioco. Ma tolto quello, e dopo un po' di adattamento uno riesce comunque a capire, ad anticipare e a vedere quello che è il punto di corda. È ovvio che anche la postazione che si muove con questi due attuatori dà comunque quella sensazione che ti fa un po' dimenticare quello che succede negli angoli della visione, quindi sei un po' più concentrato come se fosse un monoschermo. E poi c'è il volante, ragazzi. La pedaliera non ne parlo assolutamente, ragazzi, perché ve lo dico, io ho una Fanatec Club Sport V3 che assolutamente non cambierei per nulla al mondo, perché anche questa pedaliera professionale non mi ha assolutamente soddisfatto. Cioè, sembrava che dietro il pedale ci fosse una pietra, assolutamente inefficace, e il suo fine corsa era forse di 2 centimetri. Quindi fare la progressione di frenata, dare la pompata, cioè, inutile. Cioè, non c'è quella sensazione di. Cioè, un freno non reagisce così. Io gliel'ho detto, mi fa. Quello non è che mi ha neanche dato soddisfazione. Cioè, non è una T3PA, ma non è manco una Frex, cioè non, o era regolata male, ragazzi, oppure non lo so, cioè la sensazione era bruttissima. Infatti io ero lì come un animale a spingere su quel freno, e non è così che si frena, voglio dire, vabbè. Torniamo al sodo del discorso, il volante di Reg Drive. Mamma mia, ragazzi, cioè quel volante ti dà una sicurezza micidiale, perché semplicemente perché tu sei direttamente connesso con le gomme e l'asfalto, tu senti qualsiasi cosa succede. Cioè, la macchina sta partendo di culo e tu inizi già a sentire come se ci fosse lo spostamento di carico al volante. È mostruoso, perché veramente il dettaglio che si ha è indescrivibile. È un qualcosa di. Non so, la sensazione di leggerezza arriva al momento giusto, la sensazione di fermezza quando le gomme riprendono grip, lo spostamento di carico laterale. Mamma mia, il sovrasterzo, il sottosterzo, cioè senti, veramente è bizzarro, ma allo stesso tempo è divertentissimo, e comunque dà una sensazione di realismo mostruoso. E lo dico perché io ho provato la vera Ferrari 430, ovvio che non ho potuto fare il pazzo, però le sensazioni in quelle curve, specialmente nel misto di Nogaro, le ho sentite. E onestamente il ReFactor 2, perché era quello che girava su quel simulatore, rende bene in termini di force feedback. Non c'era un force feedback violento, era un force feedback giusto, ragazzi. È quello che è la sensazione e l'emozione migliore che mi rimane di questa esperienza. Il resto era solo contorno. Cioè, onestamente non so come descrivervi. Cioè, il puro divertimento me l'ha dato il volante. Cioè, la postazione dinamica che si muove diventa poi parte naturale di quello che sta succedendo, ma non è quello che mi divertiva. Perché uno si può aspettare, cavolo, c'hai la postazione dinamica, ti muovi a destra, sì, ma non è quello che diverte, è la connessione diretta, almeno se siete appassionati e vi piace guidare, volete sentire la macchina, e io quello sentivo, e non me lo davo il fatto che mi si muoveva il culo perché si muoveva il sedile, è proprio il volante. E quindi quello che è eccezionale di questo centro, e quello che mi rimarrà sicuramente stampato, è il volante, la sensazione del volante. Probabilmente avessi
provato un T500, mi sarebbe rimasto proprio la sensazione del movimento della postazione. Ma quello che predomina, senza ombra di dubbio, è quello che mi ha dato il volante. E io ve lo dico, ragazzi, se avete modo di testare un direct drive, correte. Perché il connubio tra un direct drive, un casco di realtà virtuale, unito sicuramente con una postazione dinamica, mamma mia, deve essere spettacolare. Io ho provato tutti un po' distaccati, cioè il direct drive con quindi una postazione dinamica e il mio casco Vive per la realtà virtuale. Però, ragazzi, se io avessi la possibilità, l'unica cosa che prenderei è il direct drive, manco la postazione dinamica, perché alla fine quello che mi ha veramente divertito, come ho appena detto, è il volante. E quindi la mia speranza è che c'è una startup americana che è nata per creare un volante direct drive a un costo inferiore ai 400 dollari. Economicamente ci sono arrivati, stanno partendo il progetto. Spero che il volante non costi più di quanto abbiano dichiarato e che possa un giorno potermelo permettere, perché quello che era presente in questo centro di simulazione a Bordeaux costava 3.000 euro. Poi che abbiano esagerato nei prezzi non lo so, perché però intanto mi hanno detto 3.000 euro, il che può essere anche vero. Oltretutto non è neanche ritenuto quale fosse la marca dei pedali e dei volanti, perché i francesi con la pronuncia inglese o tedesca, quello che era, non sono tanto bravi come noi italiani, quindi non ho insistito tanto, anche se me l'ha ripetuto 3-4 volte, ma tanto poco importa, perché quel prezzo lì non potrei mai tirarlo fuori per un volante. Poco importa, ragazzi, quello che mi rimane di questa esperienza è che, senza ombra di dubbio, quello che può offrire un direct drive è qualcosa di meraviglioso, e che alla fine tutto quello che è accessorio non è così fondamentale. Quello che è fondamentale è realmente la connessione che si ha tra voi e la macchina che state guidando. Poi il resto ovviamente è utile per aumentare le sensazioni e il divertimento. È ovvio che se potessi permettermi una postazione dinamica me la comprerei, ma non sarebbe la prima cosa. La prima cosa sicuramente un volante direct drive. E su queste mie opinioni e belle parole io, ragazzi, vi ringrazio come al solito per avermi seguito. Se il video vi è piaciuto, un pollice in su, non esitate a lasciarmi un commento qui sotto per magari condividere insieme a me le vostre esperienze. Se avete avuto modo di provare un direct drive, cosa ne pensate? Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito. Ricordatevi di attivare la campanellina qui sotto per essere notificati quando pubblico un nuovo video. Noi ci vediamo alla prossima. Da Fabrizio è tutto. Ciao.